Ciao a tutti. Allora, lo scorso video, quello fondamentalmente che potremmo definire contro le forze dell'ordine, l'ho definito scomodo. Però mi sono reso conto che non è vero che sia così scomodo, nel senso che ho fatto un po' il furbo, me ne accorgo a posteriori, perché la maggior parte della gente è incazzata con le forze dell'ordine. E quindi in verità è un po' un cavalcare l'onda quello. Semmai coraggioso, quello sì, perché non sono tanti ad avere le palle per dire quello che pensano. E quindi in qualche modo coraggioso è un appellativo anche assolutamente adeguato. Ma scomodo, no, mi sono preso in giro da solo, me ne accorgo dopo. Allora, recuperiamo. Recuperiamo. Facciamolo adesso un video scomodo. E adesso vi starò sul culo. Vi starò sul culo davvero. Vi starò sul culo molto di più di quanto possiate immaginare, perché non ho ancora cominciato. Perché dico questo? Perché adesso racconterò quello che ho da raccontare e sarà avverso a ciò che mediamente il target di chi mi segue pensa, ok? Quindi io mi muovo in un certo ambiente, soprattutto adesso questa situazione del mio impegno politico sicuramente ha un po' allargato i fronti e mi interesserebbe molto anche, come dire, creare quella sorta di aggancio, opportunità per persone completamente estranee al mondo spirituale per potercisi avvicinare attraverso me, che sono una persona normale, non sono un santone vestito d'arancione, sono una persona normale che può parlare di argomenti assolutamente ordinari, ma che allo stesso tempo cerca di varcare soglie invisibili, tutt'altro che, diciamo, inesistenti. Quindi è bello questa unione, perché magari sono persone che ascoltano i miei discorsi sul piano politico, sociale, e poi sentono parlare di anima, di spirito, dicono: cavolo, ma questo di che sta parlando? Però non mi sembra un cretino, almeno, almeno non a tutti. E quindi, insomma, questo potrebbe essere una cosa carina. Ritorniamo sul tema scomodo. Mi muovo in quell'ambiente tendenzialmente. E in quell'ambiente ci sono tutta una serie di posizioni che è evidente, è facile vedere che siano prese dalle persone, perché sono tanti like su Facebook, tanti discorsi che girano intorno a tanti gruppi che girano. E quindi quello che voglio dire va contro e sicuramente adesso sì che sarò scomodo. Ottimo, perfetto, perfetto, perché servono voci fuori dal coro. Sempre che non dicano pure idiozie, è ovvio, no? Cioè, la voce fuori dal coro è idiota, ce la possiamo anche risparmiare. Ma se quello che ho da dire ha un senso, ascoltatelo attentamente. Allora, come potremmo definire questo video? Contro Sara Cunial e magari anche Paragone. Allora dice: ti sei rincoglionito? Cioè, l'unica donna mitica, tra l'altro, lo dico anch'io, mitica, che va in Parlamento e spacca il culo ai passeri con un discorso assolutamente che avrei potuto fare io, avrebbe potuto fare chiunque altro, perché ha parlato proprio degli argomenti cardine, senza peli sulla lingua. Fantastico, no? Fantastico. Ecco, allora, perché contro? Non sicuramente contro la persona, ci mancherebbe, non siamo a un livello così becero. Contro, diciamo, ciò che rappresenta. Perché? Allora, non riesco a fare un discorso lineare, cioè ta ta ta, io devo saltellare per forza, perché ci sono troppe cose da dire. Però intanto la premessa è stata fatta, è contro ciò che rappresenta. Poi muoviamoci in un discorso che possa in qualche modo essere comprensibile, ma anche articolato. Anni addietro, parecchi anni addietro, e questo lo ripeto spesso, io ero uno di quelli che dicevano: occhio ai 5 Stelle. Quelli puzzano lontano chilometri di falso. Quelli sono tanto bravi a svendersi, tanto bravi a spacciarsi, ma in verità sono uno strumento del potere. Nein, niente da fare. Insulti, offese, denigrazioni, derisione, tutto quello che volete, ma che mi abbiano veramente dato retta a quattro gatti. Ok, ci sta.
Tra l'altro molti sono stati bannati, cancellati perché insultavano, quindi non abbiamo avuto modo di riconfrontarci, non è importante. Ma mi piace pensare che qualcuno abbia detto: porca troia, c'aveva ragione quel cretino. Ok, mi fa piacere pensarlo. Detto ciò, sì, sono molti egoici, lo so anch'io, ma sono un essere umano e ho il mio ego come tutti quanti. L'unica differenza è che magari io non mi nascondo e lo ammetto. Ok, detto ciò, sgamai qualcosa che puzzava drammaticamente quando nessuno sentiva la puzza, o quasi nessuno. Qualcuno sì, ma pochi. Persino Stefano Re, persona che io seguo con ammirazione, mi diede contro, litigammo quasi sul web perché io sostenevo che la sua difesa di 5 Stelle fosse sbagliatissima. E poi devo dire che il tempo mi ha dato ragione. Okay? Questo per dirvi come delle grandi menti, perché lui è fantastico, a volte sbagliano e si facciano, diciamo, trarre in inganno. Allora, perché Sara Cugna? Perché fa parte dello stesso meccanismo. Perché paragone? Perché fa parte dello stesso meccanismo. Arrivano da lì. Ok? Adesso la narrazione qual è? Li hanno cacciati dal movimento e loro sono andati nel gruppo misto. E uno dice: quindi dissidenti, quindi persone oneste. Aspetta, non posso certo dire che non siano persone oneste, non sta a me dirlo. Però aspetta un attimo. Premessa, faremo un sacco di premesse in questo video. Premessa: se stanno nei 5 Stelle, sono anche loro, come tutti quelli presenti nel Parlamento, illecitamente presenti lì, illecitamente eletti. Quindi sono dei soggetti che lo sanno, che non dovrebbero stare lì. E già questo fa di loro persone relativamente oneste, persone attaccatissime alla poltrona, oserei dire, perché altrimenti ti dimetti, se vuoi proprio essere onesto. Andiamo avanti. Questo è solo un inizio, andiamo avanti. Quando i 5 Stelle, diciamo, hanno fatto il loro, come potremmo dire, tradimento, ok, chiamiamolo così, quando hanno messo in atto il proprio voltafaccia, il tradimento, per mettersi col PD e fare le porcate schifose che stanno facendo, uno potrebbe dire: ma sono stati Di Maio e come si chiama quella, vabbè, non importa, Grillo, cioè, poi Conte l'hanno tirato in mezzo, alla fine sono stati loro. E no, perché la base dei 5 Stelle li sostiene. Quindi i 5 Stelle sono tutti d'accordo. Poi quelli stanno facendo il voltafaccia da TV, ma alle spalle sono sostenuti da tutti questi parlamentari e tutti questi senatori che li appoggiano. Quindi tutti quelli dei 5 Stelle sono collusi. Ok. Se sono tutti collusi, non 1, 2, 3, non possiamo, qua fate attenzione, non possiamo dire che facessero delle riunioni segrete dove in 5 si trovavano e ridevano di tutti gli altri, quei poveri scemi che ci seguono, loro 5, no, sono tutti d'accordo, quindi hanno fatto riunioni del partito dove hanno tracciato delle linee precise, note a tutti, perciò Cugnal, Paragone, eravate lì e sapete tutto quello che c'è da sapere su questo movimento da chissà quanto tempo, e di queste cose non parlate. Voi non dite ciò che sapete del movimento, non lo dite. State facendo gli eretici, quelli che sono usciti dal movimento, sono stati cacciati dal movimento e dicono cose che gli altri non dicono, ma non dite quello che dovreste dire, cioè i segreti del movimento. Ok, andiamo avanti. Quando io parlo di me, perché sto parlando io, ma questo vale per un sacco di altra gente, quando io parlavo di nuovo ordine mondiale, fondamentalmente venivo preso per il complottista di turno, il tipo strano, parla di cose che non stanno né in cielo né in terra, l'ingenuo, il credulone, bla 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 bla.
adesso, da un bel po' di tempo ormai, parlare di nuovo ordine mondiale è normale, ne parlano tutti. Cioè, Trump ha sicuramente sdoganato tantissimo la cosa, ma ne parlano tutti, è diventato normale parlare di nuovo ordine mondiale. Quindi la Sara Cugnal mi va a parlare in Parlamento, e questo è notevole, perché poi rimane agli atti, tutto vero, tutto fantastico, eh? Io ho applaudito come un pazzo a questo gesto e tuttora dico wow, grande, perché comunque andava fatto e l'hai fatto. Ma adesso che ne parlano tutti, non prima che già sapeva tutto, non c'è stato prima questo discorso. Ok, quindi è un discorso che da un punto di vista temporale è un po' paraculo, è un po' paraculo, come il mio discorso sulle forze dell'ordine, no? È un po' paraculo, perché lo fai in un momento in cui è facile che tu abbia consenso, anche se stai dicendo cose scomode. La cosa bella è quando le cose scomode le dici quando gli altri non se le immaginano. Quindi un David Icke è attendibile, che da 30 anni mi parla di microchip, si è preso 29 anni di prese per il culo e adesso sappiamo tutti che aveste ragione, ok? Tanto per capirci. Ok, allora cosa sto cercando di dire? Che come ci hanno fottuti una volta, essendo dei traditori, questi di questo gruppo di potere sono estremamente intelligenti. Quindi noi dobbiamo immaginarci sempre una partita a scacchi con 2, 3, 4 mosse in anticipo rispetto a te. E quindi sanno già cosa farai e hanno già previsto come reagire a ciò che farai. Cioè, sono avantissimo, no? E allora, se tu sei un traditore voltafaccia, non sei scemo, lo sai che la gente non ti voterà più, la gente non ti considererà più, ti prenderà per quello che sei, un traditore voltafaccia. E non vuoi che questi qua, svegli come sono, non si siano preparati dicendo dobbiamo creare dei nostri, accoliti, li dobbiamo preparare e dobbiamo fare in modo che possano portare avanti il nostro progetto fingendosi dalla parte del popolo e bla 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 bla, per acchiappare il malcontento. Perché pensateci, cosa fecero loro con i loro vaffanculo day? Presero il malcontento della gente che non le poteva più dei partiti tradizionali e lo riorientarono. Che cosa stanno facendo Paragone, Sara Cugnal? Cosa stanno facendo? Stanno riaccattando il malcontento. E dove lo porteranno? Ah, io non ve lo so ancora dire, ma sono sicuro che lo scopriremo, perché qualcosa verrà organizzato, qualcosa accadrà. Il malcontento in qualche modo c'è e questi stanno diventando leader di un certo tipo di reazione popolare. Ok, allora io mi permetto di dire, siete in buona fede? Io non è che posso essere certo che voi non siate in buona fede, no. Mi puzza lontano tantissimo, chilometri, 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 e sento la puzza. Ma magari non siete in cattiva fede, però voi dovreste licenziarvi. Voi dovreste licenziarvi, dovreste uscire dal ruolo istituzionale che avete, sporco, illegittimo, e mettervi nella condizione di essere, allora, seguiti da tantissima gente, liberi e completamente svincolati, magari liberi di formare un movimento, qualche cosa che la gente poi possa seguire. Ma devi essere libero per poter fare qualcosa di nuovo. Io non vi seguirei lo stesso, io, perché so da dove arrivate, so che siete stati cooptati da determinati individui. Cioè, nella politica tu non ci arrivi se non sei stato scelto. Ti scelgono e ti dicono tu vai bene, ci piaci, e da quel momento sei loro, ok? Quindi dal mio punto di vista voi siete loro, ok? Ma anche se io non vi seguirei, che ve ne fotte a voi di cosa fare io, ma in generale chi vi segue dovrebbe pretendere che voi vi dimettiate, che voi smettiate di succhiare latte alla madre patria illegittimamente. Invece Paragone fa discorsi del tipo, ma io avrei diritto a prendermi tutto lo stipendio, invece lo devolvo in beneficenza, e si fa bella pubblicità della beneficenza che fa.
io so che quelli che fanno davvero beneficenza non la pubblicizzano, ok? Invece sono tutti strumenti pubblicitari per piacere alla gente, ok? Piacere alla gente è il lavoro dei politici, certo. Dopodiché bisognerebbe in qualche modo vedere dove ci porteranno. Presi così, dove ci portate? Ok, questo è quello che hanno sempre fatto. Ok, provo a dire una cosa che apparentemente non c'entra niente, ma che invece a mio avviso ha senso puntualizzare. Allora, l'aspetto energetico spirituale nella vita di tutti noi è fondamentale. Quindi non puoi parlare di politica come se fosse qualcosa che non c'entra niente con la spiritualità. Non si può. Allora, uno dovrebbe essere pulito in onore e avere quel tipo di energia. Se hai quel tipo di energia, tu puoi combattere, tra virgolette, chiamiamoli i demoni. Ma se tu non hai quel tipo di energia, perché sei inquinato, perché ti nutri della stessa energia dei demoni, non funziona. Non puoi combatterli. Quindi o sei pulito o non sei pulito. Esempio così, tanto per giocare. Il Signore degli Anelli penso che l'abbiate visto un po' tutti o comunque tantissimi, no? Già, è famosissima quella scena di Gandalf, il mago, il grigio, che combatte contro un demone potentissimo, no? Lì abbiamo dei personaggi che lo accompagnano, ma è evidente che sia lui quello che poi affronterà il demone. Allora, abbiamo guerrieri forti come il nano, no? Forti, però anche un po' stupidi. Abbiamo guerrieri come Legolas lì, l'arciere, no? L'elfo, che sono intelligenti, ma soprattutto più che intelligente, quel personaggio è, come dire, è estremamente atletico, estremamente performante, è un arciere straordinario, è agilissimo, cioè ha caratteristiche, diciamo, di un po' meno grezze del nano. Il nano è proprio forza pura, grezzo. Invece l'elfo, l'arciere ha abilità. Abbiamo Aragorn, avete presente l'umano che però è semi-umano perché in realtà vive molto a lungo, no? Che cosa ha come caratteristiche lui? Lui ha sicuramente l'abilità e la forza, ce le ha tutte, ma è molto intelligente ed è connesso. Perché sappiamo che è connesso? Perché segue le tracce a distanza di giorni, lui canalizza proprio le scene che le tracce sul terreno in qualche modo gli permettono di capire. Cosa significa? Lui sarà il re, ricordatevelo, lui sarà il re. Il re ha delle caratteristiche straordinarie che vanno ben oltre la forza, l'agilità, eccetera, eccetera. Lui ha proprio capacità di elaborazione pazzesche. Ma il più potente è il mago. Non sono i guerrieri che possono combattere con il demone, è il mago. Ma il mago se ne sta in una stanza così a fare le sue magie? No, è con i guerrieri, è lì nel percorso a sporcarsi le mani e nell'azione. Cioè il mago è un essere umano a tutti gli effetti, come il re, come il nano e come l'altro. Sono, cioè, a tutti gli effetti un essere umano che si mette in gioco, che muove il culo, che rischia con loro e arriva fin lì. Ma quando arriva il momento di combattere il demone, è il nuovo ordine mondiale fatto da demoni. Serve quello, Gandalf il grigio lo combatte. E lì c'è anche una scena molto personale, no? Cioè, combatte un demone, combatte il suo demone, ovviamente, anche. Sappiamo dalla narrazione che poi diventerà Gandalf il bianco, cioè risorgerà, cioè Gandalf il grigio morirà una volta che avrà ucciso il suo demone e risorgerà Gandalf il bianco, un altro che vagamente si ricorda di quando era Gandalf il grigio, tanto è diverso e tanto è più potente. Quindi è il mago quello che conta davvero. Questi film ci parlano, ci insegnano un sacco di cose. Se è il mago quello che conta davvero, è la magia quella che veramente alla fine conta.
E questa magia non va vissuta stando nella propria stanzetta a meditare, va vissuta sul campo di battaglia, nella vita reale, per quanto reale sia quella che noi chiamiamo realtà. Ci devi stare in mezzo, ma per poter essere così potente, poter esprimere la tua magia, tu devi essere pulito. Devi essere pulito. E essere pulito non può in nessun modo essere coerente con la condizione di Saracugna e Paragone che arrivano dalla riunione dei demoni, ne sono stati cacciati, sembrerebbe, ma in realtà quella è la sorgente e da ciò ancora si nutrono, perché loro sono stati eletti dal popolo sicuramente per fare altro. Poi quel altro in qualche modo lo stanno facendo da questo gruppo misto, che è questa roba che raccatta tutto. Non è quella la politica che si può considerare elevata, la politica che si può dire del nuovo millennio, quella che cambierà le cose. Quella è la solita porcheria di sempre, sempre la stessa ciccia. Allora io, non è un mistero, e non lo dico per contrapposizione, cioè non sto dicendo lasciate perdere là e seguite di qua, non è quello lo spirito, è per darvi la possibilità di capire il perché delle mie scelte. Io sto seguendo i gilet arancioni e non ne ho fatto certo un mistero, anzi vi invito a votare. Perché questo? Perché dal generale Pappalardo a tutti i personaggi che compongono questo movimento non ci sono collegamenti di nessun tipo con il Deep State. Non ci sono, non arrivano da lì. La Cugnal arriva dal Deep State, Paragone arriva dal Deep State. E ve l'ho detto che era scomodo questo video, e lo so che perderò amici, seguito, eccetera, 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 ma non importa, io vi devo dire la verità, la mia verità. Poi se non la condividete, non c'è nessun problema, ma vi devo dire quello che ho da dirvi. Gente come il generale Pappalardo avrà mille difetti, mille e uno, ma non appartiene al Deep State, è evidente, non ci sono collegamenti di nessun tipo. E non è nel Parlamento, è fuori. E quando si dice vogliamo aprire il Parlamento come una scatola di sardine, la ricordate questa affermazione? Ma lo stai dicendo provenendo dal Deep State, perché dietro i 5 Stelle, Casaleggio, famiglie veramente sporche, Amazon, cioè lasciamo perdere, ok? Se arriva il Bilderberg alle spalle, e adesso è chiaro, no? Vi è chiaro anche a voi che abbiano il Bilderberg alle spalle, mi sembra evidente. Ecco, non si può dire lo stesso dei gilet arancioni. Allora sono fuori dal Parlamento, non hanno porcherie alle spalle e dicono dobbiamo rinnovare tutto perché lì non c'è nessuno legale. Bene, io voglio che sia chiara una cosa: quando quelli dei gilet arancioni, di cui io sento di fare parte, dicono queste cose, parlano anche di Paragone, parlano anche di Sara Cugnal, che vanno mandati a casa perché illegittimamente presenti lì a succhiare il latte della madrepatria. Ok? Questo è ciò che mi muove. Mi muove sapere che serve la magia per far fuori quei mostri, e non è una magia inquinata quella che ci riuscirà, ma deve essere la magia più pulita possibile. Ok? Si potrebbero dire tante altre cose, ma credo che l'essenza vi sia arrivata. Quindi, non è oh, fate quello che volete. Volete seguire Sania Cusara Cugnal? Seguitela. Volete seguire Paragone? Seguitelo. Ma mica vi devo dire io cosa dobbiate fare. Ma non fate fate e. Fate e. Unitevi ai gilet arancioni anche e date un'opportunità ai gilet arancioni di provare a fare quello che promettono, cioè stampare moneta e risolvere il problema economico dell'Italia dopo aver cacciato tutta questa gente. Hanno la magia alle spalle per poterlo fare, perché sono puliti. Dategli questa opportunità. Ciao a tutti.